Gli architetti non spariranno mai. Il lavoro dell'architetto cambia, si evolve in continuazione, da sempre, e lo farà per sempre. Quello che vogliamo creare è un luogo che le persone amino. Quando vedi degli edifici gemelli, questi attirano subito la tua attenzione e ti restano in mente. Ho pensato, come potremmo usarlo? A Melbourne ho parlato di questa idea e ci siamo detti, perché no? È come un appuntamento al buio. In quei 30 secondi puoi combinare un disastro o puoi avere un grande successo. Per costruire edifici di qualità, la prima cosa è la progettazione, la seconda è la scelta dei materiali. La qualità della vita, la felicità, le cose che ci fanno sentire bene, questi sono gli aspetti che dobbiamo approfondire. Era molto importante per noi riuscire a trasmettere un senso di natura all'interno dell'edificio. È triste, ma credo che gli umani siano proprio come un virus, che alla fine il pianeta farà... Per essere sostenibili dobbiamo cambiare il modo in cui ci comportiamo. Per citare il maestro Yoda, devi disimparare ciò che hai imparato.